ne ho troppo, raga. L'abilità che ti dà di nuovo il ferro grezzo, e praticamente ne ho ottenuto un bordello. È infinito in questa maniera l'acciaio. Eccolo qui. Adesso mi serve uno di carbone. Quindi legno, carbone. Facciamo una decina. Ce li teniamo di scorta. E allora, ragazzi, il nome l'avete deciso voi, ma sono troppi. Però l'ha riscattato Samasa, ragazzi. Quindi questa è la spada di Nikron. Mi sembra corretto, visto che ho utilizzato anche i Nikron Point, di assecondare la sua scelta. E poi lei comunque è una di quelli che mi supporta, a differenza di tutti voi, disgraziati, che non mi date supporto. Ecco. Nella lista infatti c'è Samasa. Non vede il nome di Guzza, non vede il nome di Cesar in quella lista. Vedo quella di Samasa. Quindi ecco, il nome, che poi prende pure il mio nome, quindi. Ma guarda, hanno cambiato la scena, ragazzi. Prima non era così. È venuta una merda, però. Ok, ci prendiamo il nome, avevi detto, era la Nikron Blade. Sto microfono di mezzo. Nikron Blade. Semplice, eh? La Nikron Blade è stata aggiunta all'inventario di Nikron. Grazie, Samasa. Vabbè, volendo ne possiamo forgiare altre. Se avete queste intenzioni qui, possiamo forgiarne altre. E vi accontento tutti. Quindi, visto che siamo qui, volete. Va bene, Guzza, buona. Torna a studiare. Prima il dovere e poi il piacere, amico mio. Dai, torniamo alla forgia, ragazzi. Ma facciamo contento gli altri. Avete fatto una lista. C'è la Guzza, la Exalicron. La facciamo. Poi c'è Saber Roscio, il Trichapollum. Lo facciamo pure. E poi c'era quella di Cesar, su, che voleva una spada simile a quella di prima. E magari chiediamo qualche cosa diverso. Tipo, mettiamo questa qua. Faccio veloce. Magari riesce meglio di quella di prima. Di livello 5 ne abbiamo qualcosa soltanto quello, facciamo di livello 4, mettiamo questo. Più molto serie come spada. Gli mettiamo il Maracas sotto. No. Mettiamo questo. No, è più asiatica così. Questo. Ok. Mi serve altro. Mi serve altro legname. A forgiare mi servivano 6 di acciaio. Eccolo qui. No, perché è rimasto quello qua? Perché non posso farlo? Sei così. Ok, ci siamo. Questa la dedichiamo a Cesar. Mi dice addirittura perfetto. Cesar voleva la. Vado su a vedere i commenti. Era la spada, si chiamava. Sì, Guzza, ho la stamina infinita. Ho la mod Smithy Forever. Cesar, dammi il nome. Che me sono perso tra il testo. Grossen Zorg von Biden. Vediamo se si può fare copia e incolla. Se no devo scriverlo a mano poi. Vediamo se si può fare copia e incolla. Sì, che funziona il copia e incolla. Ed è venuta un'ottima spada, devo dire. Addirittura con dei vantaggi in battaglia. Nuova parte di Smithy sbloccata. Vediamo un po' cos'erano le altre cose. Ciao Checco, benvenuto. Buon anno, amico mio, che non ci siamo visti noi. E sì, mi sono ripreso dalla buffata natalizia, sì. Un po' meglio adesso, grazie. Sì, è uscita un'ottima spada. Adesso abbiamo la spada adatta al nostro Cyber Rosso, se non erro. Cyber Rosso. Mi corregge come la preferisci? Asiatica, te sei un fanatico, mi piace.
Secondo me tu preferisci una bella scimitarra, una spada che ricorda il fascino orientale. Facciamo lunga. Vediamo. Ricordano i pugnali di delle tartarughe ninja. Manico, questo di qua. Pomello finale, questo di qua. Mi servono di nuovo 3 di acciaio buono e 3 di acciaio normale. Questo è per Cyber Rosso. Vediamo se basta. No, serve acciaio buono. Il fatto, ragazzi, che tutto il materiale finisce rapidamente, soprattutto il legname. Tre, 1 e 1-5, perfetto. Cesar è troppo brutto il gioco che porta quel ragazzo tedesco. Bravo. Allora, mi passi quella spada, così all'esame del profi è più invogliato a darmi un 30 politico. Ci facciamo un bel giretto, te la passo pure volentieri. Cyber Rosso voleva, ragazzi, la. Se non ricordo male, era la. Trincia Pollum. La Trincia Pollum, eccola qui. Trincia Pollum è servita. E poi chi è rimasto, ragazzi? Aiutatemi. Altrimenti continuiamo la nostra partita. Eccolo qui, ragazzi, le spade prodotte. Ovviamente la Nikon Blade è quella che utilizzerò. Poi, ovviamente, c'è la Grossen von Biden che è più forte di quella di me. 87, 67. Vabbè, sono bilanciate però, dai, raga. Vediamo se c'è qualcun altro che ha quella di Guzza, perfetto. Come la preferisci, amico mio? Lama larga, lama stretta di legno. Spadone a due mani europeo. Ok, quindi andiamo a due mani. Bella pesante. Ok. Spadone, quindi facciamo una bella arma. No, vabbè, questo sembra un falcione, però così. Questa è un po' ritorta. Vediamo se posso farla così. La di con. Eccola qui. Questo sì, mi sembra adatto. Sarà meno potente degli altri, te lo dico subito. Magari proviamo a mettere cosa di livello 4. Manico di livello 5. Se c'è qualcosa in particolare che vorresti diversa. No, quelle europee grossi, più grossi. È più grossi, cioè. Allora, penso che la lama era giusta. La lama questa di qua, cioè lunghissima. Guarda, 6 metri di spada. Questi di qua, questo ti posso dare. Lo so, tipo le spade dei cavalieri, però sono tutte da sbloccare ancora, non ce le ho gli altri. Di legno. È una merda. No, questo, quello più adatto penso che sia questo. Doccia enorme. Manico enorme. Questo finale, magari mettiamo questo di qua ritorto, no? Questo piatto. Ok, questo di qua va bene. Che ne dici? È enorme. Gli piace, gli piace. Mi servono 5 d'acciaio buono, 2 d'acciaio normale, quindi dobbiamo produrre tanto acciaio. Spero che mi basta il legname.
due, tre, cinque addirittura, eh. Forse non ce la facciamo, amico mio. Ci provo, eh. Dobbiamo arrivare a 5. La vedo difficile. No, non ce la facciamo. Mi dispiace, amico mio. Devo andare a recuperare delle risorse. Dici che se la vendo lì poi la forgiano gli altri? Allora, noi ce la teniamo comunque per riferimento. Questa sarà la prossima spada di Guzza. Mi ricordi il nome che gli vuoi dare? Così a Excalicron. Ok. Devo recuperare legname e carbone. Ne ho troppo e adesso lo venderò pure, tanto sferro grezzo. Perfetto. Allora, il mercato. Mercato, vediamo quanto valgono, ragazzi. Che qua. Allora, la Grossenzorg von Biden vale 2725. Molto scarsa, devo dire, come prezzo. La Trinciapollum quasi 3000. E la Nikon Blade di Samasa sui quasi 10.000, raga. Alla fine, ci ha visto lunga Samasa. E allora, la Nikon Blade, ragazzi, vado a utilizzarla. Domi Sapi Ultimate Sword Castigation 120.000, raga. Vabbè, queste le conservo tutte, non le vendo, ragazzi. Le mantengo con me. Ok, Guzza, ciao, grazie per essere passato. Io, ragazzi, me becco un po' di cavallini. Non badiamo a spese. Qui c'è la spada che avevo forgiato per lago. 227.000, raga. Ma makeshift sledgehammer, ma do, raga, 280.000. Vediamo, vorrei vendere un po' di metallo, raga, ne ho un pozzo. Adesso andiamo a equipaggiare, ragazzi. Questi blocchiamoli. Tutto bloccato. Ok. Nikon Blade. Dovremmo provarla. Anche perché voglio uno scudo migliore. Vedo proprio loro. Loro sono carne di macello. Proviamo su di loro. Oddio, potresti unirti a noi, ma sappi che ti terrò sempre d'occhio. Pensi che sei scemo? Non mi fido di te, neanche un po'. Attacco. E beh, Nikron, un'armatura di tutto rispetto. Ricordo ancora la tua prima partita quando non azzeccavi un colpo. Grazie, Checco, per sputtanarmi live. Te voglio bene. Carichiamo con tutti. Del buio delle tenebre, ragazzi. Non si vede un cazzo. Ma io ho la mia Nikron Sword. Piccolina, maneggevole, accurata. È il primo sangue. L'ha assaggiato. Non è che adesso le becco tutte, eh. C'è pro. Non vedo un cazzo. E quindi, madonna mia, l'ha fatto volare via. Dai, filibustiere morto. Si è comportata bene, devo dire. E allora loro, cavalleria leggera. Altro recluta Vandiana, altro valletto, altro lanciere, altro billman. A picchiere, ragazzi. Balestriere. Fante, spadaccino. Saccheggiatore, non abbiamo il rispetto. Vabbè, questi poi ragazzi li libero e chi se ne frega. Oppure li mando a morire alla prima occasione. Ok, raga, io volevo seguire i miei compagni, ma mi sa che vado indietro e cerco di recuperare un po' di reclute. Quel bastardo è arrivato prima. Mi
Ma sono tutti battaniani qua. Vai qui. Sono velocissimo sulla mappa, raga. Hai visto Samasa? Chiunque. Madonna, sono tutti battaniani. Che ostacola il cammino di Nikron. Fa una brutta fine. Niente. Oh, sono diventati tutti battaniani qui. Beh, siamo nelle loro terre, quindi direi che è logico, no? La mappa, ragazzi, è estremamente grande, quindi devo andare verso Verexect per beccarmi un po' di truppe blandiane. Sempre di notte io, sempre di notte. Caricate, dai, caricate. Fate esperienza. Occhio alla roccia, ragazzi. Non scontratevi lì. Si muore. Slalom tra gli alberi. Ma io ho il mio mitra. Sì. Nigro, stai calmo, eh. Stai calmo. Io ho i miei giavellotti, eh. I miei giavellotti che io devo ammazzarne almeno uno col giavellotto. Via, raga, almeno uno. Uno, voglio ammazzarlo così. Vabbè, mi avete rotto il cazzo. Basta, ora vengo, me ne do. Ti picchio, eh. Caparezza, muori. Che faccia. Madonna, ragazzi. Nikron, trovando difensorato da quelli della team, hanno deciso di darmi la di non darmi la team, magari vedendo il tuo esercito li smuovi. Ma do, ancora te combatti con quelli per la fibra. Ma perché ho sta cacchio di fibra non te la portano a casa?